Ciao a tutti, sono Pier di Professional Datagest. Sono qui per darvi il benvenuto a un nuovo appuntamento live con l'Alta Formazione per il Business di Professional Datagest. Forse già saprete che durante questo lockdown abbiamo digitalizzato tutti i nostri percorsi per garantire la prosecuzione di tutte le attività formative. Non solo, abbiamo anche voluto organizzare dei webinar per permettere a tutti di avere accesso a consigli e suggerimenti particolarmente preziosi in queste settimane ad alto tasso di digitalizzazione. E per fare questo abbiamo coinvolto i nostri docenti, che come da filosofia di Professional Datagest sono professionisti puri, esperti di riferimento nei rispettivi ambiti di attività. Tra questi c'è Valentina Vellucci, Digital Analyst e Associate Partner di Magilla, docente in tutti i moduli a tema digital dei nostri percorsi formativi, nonché madrina delle nostre dirette social. Bentrovata Valentina, come stai? Grazie mille Pier. Bene, e vabbè, al bacio insomma, questa introduzione veramente. Grazie, grazie veramente. Valentina ci guiderà stasera in questo approfondimento sulla creazione di contenuti su Instagram, insieme a un altro grande docente della nostra faculty, Francesco Mattucci, fotografo, Instagrammer e cofondatore di GarageRaw, la prima Instagram marketing agency italiana. Ciao Buonasera, Francesco, bentrovato. buonasera. È in mancanza di barbiere da 40 giorni. Ok, ottimo. Però stai Una benissimo, cosa cioè. che ci Dici? accomuna tutti in questo momento, Francesco è uno che Instagram lo conosce molto bene, su questo social ha creato e curato numerosi progetti, tra cui il pluripremiato Kitchen Suspension, e di recente ha anche pubblicato un libro in cui spiega come sfruttarne al massimo le opportunità. E oggi è qui con noi per condividere alcuni anche dei suoi trucchi più segreti. E siccome siamo tutti ansiosi di scoprire quello che Francesco e Valentina hanno da dirci al riguardo, io non mi dilungo ulteriormente e cedo la parola a voi due, non prima di aver ricordato a tutti voi che ci state seguendo che il prossimo Professional Live Webinar è in programma mercoledì prossimo, 29 aprile, insieme a un altro grande ospite che riveleremo alla fine di questo webinar. Grazie a tutti per essere sintonizzati. Valentina, Francesco, a voi la parola. Grazie mille Pier e ciao, comunque ci Ciao ribeccheremo. Pier, a Ciao, presto. Ciao, ragazzi. ciao. Allora, Francesco, grazie mille per essere qui, tu sei il nostro ospite d'onore Grazie a te e per l'invito. assolutamente hai anche una cornice, diciamo, montana Ah, dietro. sì, sono una baita, Valentina. Quando mi lasceranno tornare a casa, forse cambierà lo sfondo. L'ho detto perché mi sembrava opportuno ringraziarti doppiamente, perché nel senso, diciamo, che non è che dici, sai, sono a casa, ho tutte le mie cose, no, nonostante tutto, nonostante varie cose, sei riuscito a trovare anche il tempo per fare questo, quindi Sì, doppio che c'è rete, c'è grazie. speranza. Giustissimo, perfetto. Allora, Francesco, il percorso da fare con te, diciamo, è fondamentale per chi vuole lavorare in generale sul digitale, sulla content creation, perché tu, a parte l'essere proprio autore di un libro, autore di libri, sei una persona che si sporca le mani. E a noi quello che serve in questa fase è molta praticità. Se possibile, diciamo, volevamo, è un po' il sentimento popolare, visto che c'è stata anche qualche domanda che mi è stata un po' suggerita in privato, però quella te la lascio alla fine. E volevo chiederti proprio una cosa, visto che comunque tu su Instagram veramente lo vivi, ci vivi e dai anche animo ad alcuni trend. Voglio sapere, secondo te, quali potevano essere, cioè quali sono i cambiamenti che hai notato più lampanti nella comunicazione da parte dei grandi brand o di brand con cui sei particolarmente familiare su Instagram nel momento in cui siamo entrati in questa fase di giorni un po' difficili. Ma guarda, in realtà ho notato nella gestione di questo canale social da parte dei brand fondamentalmente
due tendenze differenti, c'è, anzi tre addirittura. Diciamo che c'è chi si è trovato un po' spiazzato, che magari non aveva un calendario editoriale pronto a fronteggiare questa situazione e ha semplicemente deciso di fermarsi o di rallentare moltissimo la produzione, la pubblicazione dei propri contenuti. C'è chi ha continuato come nulla fosse e quindi chi ha proseguito sulla sua strada come se nulla fosse successo. C'è chi invece ha affrontato la questione e ne ha parlato pubblicamente. Quello che ho notato in realtà nella grandissima parte dei brand è stata comunque un po' di latenza nell'affrontare questa cosa, cioè questa cosa, noi si è cominciato a parlare di questa cosa in maniera insistente alla metà di febbraio, verso la fine di febbraio hanno chiuso le scuole purtroppo e i primi di marzo, oltre a chiudere le scuole, ci hanno anche chiuso in casa, ma i brand di fatto non hanno reagito immediatamente, forforse anche perché pervasi dall'incertezza, insomma non si sapeva con chiarezza cosa sarebbe successo da lì a qualche giorno. Lo stesso governo penso che abbia fatto 7-8 decreti nel giro di 15 giorni, insomma le dirette di Conte ormai sono diventate famose, no? In cui ci raccontano quello che dobbiamo fare. Guarda, a me parlando di brand importanti mi viene in mente, non lo so, Barilla. Barilla pubblica il 24 o 25 di febbraio l'ultima immagine di campagna e poi si ferma completamente. Il 28 di marzo ricompare e lancia l'hashtag At Home with Barilla, quindi a casa con Barilla, in cui chef importanti, influencer, personaggi digitali comunque cucinano ricette da degli appuntamenti live, perché la live è la grande novità di questo, di tutti fanno dirette, no? Chiunque, quindi purtroppo, anche noi. purtroppo chiunque fa delle dirette. E anche Gucci si lancia, il secondo brand più importante italiano, insomma, si lancia in una campagna di informazione su Covid-19, ma anche lui parte il 24 di marzo, quindi lascia passare un mese e parte dicendo che dona 1 milione di euro alla protezione civile, tanto per intenderci, quindi con un bel gesto. Lancia anche in questo caso l'hashtag Gucci Community, in cui spinge la gente a fare donazioni verso determinati enti, e comunque l'hashtag Gucci Community nel giro di un mese raccoglie circa 154.000 contenuti. Altro grande brand italiano che sembra non essersi accorto del Covid è l'Enel, che continua come prima, continua a pubblicare dal suo calendario editoriale tranquillamente senza fare particolari variazioni. Kinder rallenta le pubblicazioni, poi però fa comunque la promozione delle uova di Pasqua, poi però regala le uova di Pasqua agli infermieri in corsia e fa vedere le foto. Insomma, ognuno reagisce un po', poi lancia l'hashtag Insieme a Casa, in cui fa cose per i bambini. Ferrari stessa, un altro grande brand italiano, prima dona 1 milione di euro all'ospedale di Modena e però continua la promozione delle sue supercar. Poi il 16/4 risalta fuori dicendo che riconverte parte della produzione, facendo valvole per respiratori. Ecco, questo. Poi ci sono altri esempi, per esempio AD, la rivista di architettura, lancia l'hashtag AD My Private Room, in cui fa interviste e fa vedere le case dei designer. Sì, okay. Molto bello, tra l'altro, vi consiglio di andarlo a vedere perché è molto bello. E poi ci sono altri esempi, per esempio anche esempi di influencer che fanno qualcosa per intrattenere, uno dei più importanti in Italia, Bramino, non so se lo conoscete, Simone Bramante, no? Che è un direttore creativo ed è uno dei creators più apprezzati forse del mondo di Instagram, se non al mondo, che ha lavorato moltissimo negli ultimi anni con Barilla, tanto per non fare nome, che sta fornendo degli streaming live con degli expertise sui suoi set fotografici, cioè ti fa vedere il dietro le scene di quello che realizza per farti vedere un po' come costruisce le sue scene, i suoi set, e anche questo, insomma, sono cose che possono ispirare le persone. E secondo me poi tra gli eventi più riusciti
c'è quello che ha organizzato l'RCS Sport insieme a Garmin, che ha fatto un giro d'Italia live coinvolgendo ciclisti, coinvolgendo influencer, perché ha tirato dentro Nibali, ha tirato dentro Alberto Bettiol, ha tirato dentro Fondriest, Ivan Basso, ma addirittura Melandri, insomma, il campione motociclistico, e quindi li ha tutti fatti pedalare da casa attraverso dei live, ricorrendo praticamente la Milano-Sanremo virtuale, insomma. Ha fatto più di 4200 iscritti questa cosa, hanno pedalato virtualmente, insomma, fino al traguardo di Sanremo, facendo una parte, insomma, del percorso, la parte finale, però insomma è stata una cosa molto partecipata e molto divertente. Quindi diciamo che ognuno ha reagito, non c'è stata una linea comune, ognuno ha reagito un po' in maniera sua e un po' chi bene, chi peggio, insomma, poi sta ai follower valutare, insomma. Ok, però bella, cioè hai fatto una bella una panoramica bella densa, nel senso quello che hai evidenziato è un po' dei comportamenti un po' dicotomici, nel senso me ne accorgo, però comunque continuo a fare delle cose continuative. Sì. Ti faccio questa domanda, ma secondo dal tuo punto di vista, perché siamo come parlo proprio a livello di utenti, di target, vedendoci come target pubblicitario, perché siamo molto suscettibili quando vediamo qualcosa di discontinuo sui social, cioè qualcosa che non rispecchia la nostra quotidianità, e invece lo tolleriamo un po' di più se lo vediamo in televisione? Cioè, quali possono essere? Cioè, se io vedo una campagna, diciamo, come se non ci fosse il Covid in TV, me la tengo, se la vedo soprattutto su Instagram ho questo senso un po' di discontinuità che mi fa strano. Ma perché io credo che comunque oggi quello che serve sui social siano a livello aziendale, insomma a livello di brand, sempre dei contenuti che siano pertinenti, originali e rilevanti, e soprattutto oggi è l'utente che sceglie quali sono i brand da seguire, non sono più i brand che se li possono scegliere gli utenti, ma è l'utente che sceglie chi vuole seguire, e per mia esperienza diretta, guarda, hai citato prima il mio progetto Kitchen Suspension, non voglio essere un egocrate anche in questo caso, un narciso come sono di solito, però purtroppo la ripetitività e la continuità sui social, specie su Instagram, paga. Io vedo che ogni volta che provo a discostarmi da quella che è la normale mia linea, chi mi ha scelto per quello stile, per quel trend, per quel family feeling che lega un contenuto all'altro, per quella narrazione che viene legata. Quindi se esci da quello, io ti vengo a cercare perché voglio vedere quello, se non lo vedo più mi piace meno, insomma. Tu prova a pensare, non lo so, a una diretta Leotta con un girocollo. Ok, è un esempio molto calzante, no? Sì, non me l'aspettavo, però sì, è vero. No, te lo chiedo perché è una cosa che è venuta fuori in una precedente, diciamo, live di diverse tipologie con Professional Datagest, e appunto, cioè, però il discorso era molto su Facebook. Tu invece su Instagram l'hai presentato veramente in maniera molto cadenzata, e evidentemente la necessità di mantenere certe aspettative, certi standard, è quella appunto, è l'uso dello strumento, sì, cioè è quello. Perdoni, sì, o perlomeno la mia esperienza mi dice questo. Dopo probabilmente ci possono essere anche casi diversi, perché poi è vero, se cambi stile, cambi messaggio, cambi qualunque cosa tu cambi, è vero che probabilmente una certa parte di audience rimarrà delusa, ma probabilmente ti apri a conquistarne un'altra. Su questo c'è un'altra domanda che mi hanno suggerito 2 giorni fa, ma te la farò dopo, sul cambio. Grazie. Di stile. No, sono tutte domande meravigliose. Che adesso bello. Procediamo però su quello che era un po' il percorso formativo che ci eravamo segnati. Vabbè, la domanda che insomma un po' ti aspettavi, che è quella, diciamo, del binomio sotto Covid, influencer marketing e Instagram, nel senso, io non ti sto chiedendo di avere la sfera di cristallo, né ti sto dicendo ti prego dammi i numeri del Superenalotto, anche perché se no non eravamo qui, ma eravamo probabilmente, non so, tipo alle Bahamas a comprarci dei castelli, quindi è la consapevolezza che non prevede il futuro. Dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, nel senso,
cosa ti sta più stupendo di quelli che una volta erano, diciamo, i travel blogger, ora che non possono essere nel senso più stretto travel blogger. So che non è semplice, però. Allora, premesso che non è che io ne segua tantissimi di travel blogger, perché non è proprio il mio pane quotidiano, però vai a toccare un punto che è particolarmente sensibile, nel senso che l'industria del viaggio e del turismo, a causa del divieto di spostamento, è una di quelle che è assolutamente più in difficoltà e che probabilmente risentirà maggiormente di questa crisi e ne risentirà a lungo. Cioè, una cosa che io odio, ma che sento dire spesso, nulla sarà più come prima, probabilmente per il settore del travel sarà realmente così. Quindi anche gli influencer di questo settore in realtà ne risentono, non può essere altrimenti, perché anche loro sono chiusi in casa. E quindi quella cos'è l'opportunità? L'opportunità è, visto che hai del tempo, sfruttare questo tempo a tuo vantaggio. E sfruttare il tempo che hai a disposizione per suggerire modi diversi di viaggiare, modi diversi di visitare il mondo. Io la vedo in questa maniera. Non lo so, ti posso fare un esempio: in viaggio da sola, la Diana Bancale di Parma. Lei racconta che a casa, ma esplora il suo archivio e comunque sta continuando a raccontare di viaggi pur rimanendo a casa, cioè specifica e non è più un Instagram, quindi non è più un Instant Telegram, ma sono foto di archivio che vengono pubblicate dicendo: io un anno fa ero qua, 6 mesi fa ero qua, tra 2 mesi avrei dovuto essere qua. E la stessa cosa fa Traveler, quindi Eleonora Costi, che è un'altra travel blogger abbastanza famosa. Poi ci sono persone che in realtà mi hanno stupito perché hanno lanciato cose interessanti coinvolgendo moltissima gente. Non so se li conosci. Che sono miei due, li conosco bene perché sono due miei concittadini, quindi li conosco personalmente: Alex Pancani, Omar Candini, Boiago. Non so se li hai mai sentiti. Sì. Ops. No, abbiamo perso Bravi. Francesco per la connessione. Ah, eccoli. Hai sentito? Ti abbiamo perso comunque Iago, Omar e Stavo Boiago di dicendo Omar e Francesco. Alex, il profilo Instagram è Boiago. Anche loro costretti a rimanere a casa loro, però lanciano l'hashtag Italia dal divano. Lanciano l'hashtag Italia dal divano dicendo: facciamo vedere tutto quello di bello che abbiamo nel nostro paese, facciamolo vedere dal nostro divano, e scrivono a tanti influencer, uno per ogni città, chiedendo di pubblicare foto dei loro territori usando l'hashtag Italia dal divano. Raccolgono tantissimo consenso, anche un mio socio Paolo Balsamo è stato scelto per Gubbio, ovviamente. E quindi pubblica Bello. foto di Gubbio con l'hashtag Italia da Milano. E lo stesso Forbes, un paio di giorni fa, ha pubblicato un articolo su questa case history, perché è una visione d'insieme del nostro paese, raccontato da chi quel paese lo vede, insomma. Quindi Bello. molto, molto bene. Poi ha un'altra coppia con figlio, Elise Luca di Mi prende, mi porto via, che comunque raccontano appunti di viaggio, continuano a fare qualche advertising di prodotto per la casa, insomma, un po' si barcamenano e lanciano webinar, corsi per cominciare ad aprire dei blog di viaggio e cose di questo tipo, insomma. Quindi ognuno si sta un pochino arrangiando come può. Chi continua a viaggiare con la fantasia, raccontando di viaggi che ha fatto, chi cerca di coinvolgere altre persone raccontando luoghi, chi invece racconta, come la Federica Persimoni, tanto per intenderci, di Rimini, chi racconta una realtà diversa, che è quella del: sì, non posso viaggiare, però poi qua nella mia città, qua sto, e quindi ti sto raccontando in questo momento che dipingo casa, e questo ci può tranquillamente stare. Come insegna, diciamo, questo che è una, chiamiamola così, una capacità evolutiva di molti travel blogger, una situazione in cui purtroppo sono stati uno del settore più colpito, non potrebbe, secondo te, essere una sorta di insegnamento per i brand, nel senso. Ok, che non si può viaggiare, ok, cioè questo è il momento di dimostrare se veramente i contenuti che facevate erano contenuti oppure erano soltanto belle immagini. Cioè, forse è un momento in cui i brand potrebbero usare questo, cioè potrebbero fare, diciamo, una campionatura, una sorta di verifica per dire:
quello che io andavo a pubblicare era soltanto la foto di una bella stanza, di una bella montagna, oppure ero in grado di costruirci veramente un racconto? Perché se ci costruisco un racconto, Covid o non Covid, la storia mi prende. Ma guarda, sì, sì, ma in realtà i travel blogger da questo punto di vista qua sono molto bravi, perché loro pubblicano delle foto, poi non esiste la foto bella, la foto è soggettiva, può piacere o non piacere, però... tengono molto al loro pubblico, lo coccolano molto, lo coinvolgono, quindi non hanno dei problemi di audience da questo punto di vista, perché chi li segue più che per le immagini, li segue per i racconti che fanno di quello, probabilmente di quello che riescono a vivere e di quello che passano, per cui si rendono perfettamente conto che questo è un momento in cui non si può viaggiare, e per cui già il fatto che tu sia lì a raccontarmi qualcos'altro e a continuare a farmi partecipe della tua vita mi fa piacere. Le aziende, per le aziende diverse, cioè le aziende in molti casi invece questa cosa non la fanno, perché non coinvolgono il proprio pubblico, ma rimane un rapporto top down, anche se dovrebbe essere un rapporto orizzontale sui social network, però va bene, e devono scendere dal piedistallo, devono scendere dal pero e andare tra le persone, cioè in un momento come questo e in un mondo che comunque che evolve, i brand non possono più permettersi di non assomigliare alle persone. Per cui devono esattamente diventare come loro, se vogliono riuscire, se no continuare a rimanere questo scostamento che non ti porta a realizzare quello che i social in realtà dovrebbero essere fonte primaria, quindi quella che viene chiamata marketar o la brand humanization, no? Se non stai facendo questo, stai usando i social nella maniera sbagliata, che è l'esserci per esserci e non per sfruttare le opportunità che invece ti danno. Bella, è bella tosta, però insomma sei stato molto... Uccidetemi, perché parliamo tra di noi, non lo direi mai neanche sotto tortura. No, però assolutamente penso è stato un bel messaggio da portarsi a casa. E Francesco, interrompo un attimo la nostra intervista, perché c'è un intervento proprio a tema per te, da Roberto, che salutiamo, che appunto fa un'osservazione su Kitchen Suspension e dice che tu prima hai detto, ma guarda, non esiste la foto bella, esiste la foto che piace, però evidentemente tu devi aver fatto delle foto che magari non saranno belle, però piacciono a talmente tante persone che il tuo è un profilo, diciamo, quasi è un archetipo della bellezza, comunque dello stile, perché ovunque tu vada, anche all'estero, sei stato ripreso. Chi ti studia per la tecnica, chi semplicemente magari come me la tecnica non sa nulla, però vede ed è una bella cosa, cioè comunque il tuo profilo è il tuo progetto, più che profilo, perdonami, è qualcosa che bellezza o non bellezza riesce a catturare. Vuoi magari spendere, questo te lo chiedo proprio io, un paio di parole su quello che è il mondo di Kitchen Suspension per chi non lo conosce? Perché io ho visto chi ha provato a imitarti e l'ha fatto in maniera molto goffa, invece ho visto come poi tu lavori con i brand, insomma abbiamo collaborato anche per un brand e tu non sei semplicemente uno che ha fatto un profilo Instagram, tu hai fatto un progetto che è diventato anche campagna pubblicitaria e quant'altro. Non è stato proprio così, Valentina. In realtà, parafrasando il nome di una famosa marca di sigarette, Lucky Strike, non so se la conosci, no? È stato l'essere al posto giusto nel momento giusto. Perché è vero, tu hai fatto un progetto Instagram di successo, sì, ma per uno che ne ho fatti, quanti ne ho sbagliati prima non ve lo racconto. Questo è perché di solito si tende sempre ad evidenziare quello che ha funzionato, no? È partito Kitchen Suspension, è partito probabilmente il progetto ha funzionato perché era un progetto adatto ai social, perché le immagini prodotte per Kitchen Suspension hanno una caratteristica che nello specifico per Instagram è fondamentale, non sono belle immagini ma sorprendono, per cui su un social dove vengono pubblicate 90 milioni di fotografie al giorno, dove ognuno di noi segue 1000 persone che pubblicano tutti i giorni una cosa, io devo fare in modo di trovare qualcosa che ti consenta di fermare l'attenzione e di dedicarmi quel secondo in più che non dedicheresti a un altro perché lo fai scorrere così sul monitor delle fotografie mentre vai. Quindi probabilmente è stata quella la chiave di volta che ha funzionato. C'è stata poi tutta un insieme di cose che l'ha fatto andare, nel senso che appena partito il progetto è stato notato, non so per quale motivo, da un giornalista di Repubblica che ha fatto una gallery su Repubblica, sai, Repubblica ha 2 milioni di contatti al giorno, quindi è stato facile farsi vedere in questa maniera.
È stato facile, però comunque l'ho visto te, cioè nel senso io non tendo sempre a non minimizzare, quando tu sei dalla parte del successo ti vedi e minimizzi, ma là fuori poi c'è l'illusione, ok, allora le faccio come Francesco e faccio la stessa cosa, no, cioè nel senso... C'è un grosso lavoro, ma sono due i grossi lavori in Kitchen Suspension, mm-hmm. no? Perché la prima cosa, innanzitutto io non so cucinare neanche un uovo fritto. Vabbè, ce ne faremo chiaro, per cui gran parte va a mia moglie, perché io sono un fotografatore di avanzi, apro il frigo, guardo quello che c'è e vedo se c'è qualcosa di esteticamente gradevole che si può fare saltare in cucina. Nasceva Kitchen per scherzo, no? Perché in un social come Instagram, che esonda di cibo, dove il 90% delle immagini di cibo assomigliano più a quelle per il menù dei ristoranti turistici cinesi in Piazza Navona che non con una certa cura, io volevo fare qualcosa di diverso, quindi un luogo dove il cibo prende vita, si diverte e gioca, insomma, no? con questo concetto della sospensione. A un certo punto mi sono accorto, visto il riscontro che avevo, che questo era un progetto che poteva funzionare sui social, e allora ho insistito, ho spinto sull'acceleratore, ho aumentato la produzione. Non è stato un progetto fatto per essere monetizzato, perlomeno non è stato pensato all'inizio come qualcosa che potessi monetizzare. È stato qualche brand che ha cominciato ad avvicinarsi a me dicendo: ma se io volessi una foto del mio prodotto che salta in cucina? E qui ha pagato anche la coerenza, perché se è una foto di una conserva, se è una foto di una farina, se è una foto di un utensile, o quindi qualcosa che vive in cucina, sì, la facciamo. Quando mi hanno chiesto di fotografare dei calzini, ho detto di no, perché i calzini, perché i calzini in cucina... Dipende, proprio finto tutto, o anche i calzini, però insomma devi essere proprio alla fame. Non ci stanno, fatto sta che oggi grandissima parte del mio lavoro è un lavoro che su Kitchen Suspension non si vede più, perché io declino i prodotti nello stile Kitchen Suspension, ma per immagini che finiscono nei cataloghi, nelle fiere, che mi viene chiesto di non pubblicare sui social, quindi vengono fatti direttamente per le aziende. Ah, ok, questa... cosa non la sapevo, nel senso, quindi c'è stata un'evoluzione. Sì. E, wow, nel senso, allora ti torno un attimo prima di proseguire a questi due commenti che sono arrivati. Il primo è di Luigi, che più che una domanda ti fa un'osservazione che penso sia un po' in linea con quello che hai detto, nel senso, anche lui qua, nel senso, lui ha sottolineato molto il tuo approccio all'emozione di condivisione e ai brand che devono diventare, diciamo, come persone. Però abbiamo poi sotto Maria Vittoria, che diciamo coglie un po' la palla al balzo e tratta proprio del concetto di brand humanization, e che è un po' quello di cui tu hai parlato. E lei ti fa giustamente questa domanda: ma si può applicare anche al tema del lusso, oppure il tema del lusso è qualcosa che non può percorrere questa strada perché magari si abbassa? Cioè, non è una domanda con una risposta totalmente giusta, però diciamo, per tua esperienza, per tua expertise, cosa ti senti di dire? Ma guarda, io... va bene, il mondo del lusso ha questa allure, no? Questa... più è lusso, più è qualcosa di potenzialmente irraggiungibile, anche se poi i bilanci li devono fare anche loro, quindi in qualche maniera le devono vendere le cose che producono. Non so se avete letto l'intervento di Giorgio Armani di qualche settimana fa, molto... molto ficcante, molto interessante, che mi trova molto d'accordo. Probabilmente il mondo del lusso dovrebbe prendere due strade differenti, no? Cioè quello che è il profilo istituzionale dei Gucci, degli Hermès, dei grandissimi brand della moda, possono continuare a raccontarsi in maniera patinata, possono continuare a raccontarsi come credono, perché tanto è questo quello che la gente si aspetta, ma quando coinvolgi tutta una serie di persone, no? Ce ne sono tantissimi di brand di lusso che usano gli influencer, tanto per essere chiari, e ne usano sempre di più, soprattutto all'estero, nei mercati arabi. Però io ti chiedo, Maria Vittoria, quando tu pensi alle Louboutin Tacco 12, no? Si dice così, quelle scarpe con la suola rossa? Per me la scelta delle scarpe la mattina è questa o quelle altre, quindi non è che abbia tanta expertise. Ok, no, l'hai pronunciato giusto, e sono quelle con la suola rossa, perché non le conoscessi. Allora, assolutamente. Te le immagini nella vetrina del negozio,
o te le immagini mentre le indossi a una serata di gala, a una festa, a un matrimonio, a una cena romantica, a, ecco, come le vuoi vedere, come preferisci vederle? Perché se la risposta è la seconda, ho già risposto alla tua domanda, no? È questo che intendo dire come brand humanization. Cioè, adesso io non mi intendo tanto di scarpe da donna, però mi piacciono le macchine sportive. Se io penso a un Porsche, non mi penso nella vetrina del concessionario, mi penso col Porsche Cabrio a Nizza mentre corro sul lungomare, ecco, per dire, per me, e quindi se lo vedo così mi affascina molto di più che se vedo un'immagine statica di questo prodotto dentro un concessionario. Ok, sono una parola, Francesco, due cose tecniche. Allora, la prima, alcuni dicono che, allora, ci segnalano che siete accorsi talmente in tanti in contemporanea sulla landing mentre c'è il webinar, che è un attimo crashata, nel senso, noi siamo contentissimi, non ci aspettavamo tutta questa marea di gente, cioè, nel senso, alcuni hanno un attimo lasciato il webinar per andare sulla landing, non vi preoccupate, i materiali arrivano sempre, nessun problema, e adesso la stiamo ripristinando. E un'altra cosa fa soltanto che Marco chiede qual è il commento di Armani. Armani qualche settimana scorsa ha dichiarato di avere una visione della moda, per cui la moda si riconverte a una collezione che non è più arriva in negozio e scompare, abiti duraturi, a qualità nel tempo. Soprattutto quello che Armani ha detto è perfetto il concetto di moda, ma deve essere unito al durevole e all'esigenza. Poi Fra, se vuoi continuarlo, completare tu, perché Marco qua chiedeva che tipo di intervento di Armani si riferiva. No, è quello, è corretto quello che dici. Dice Armani, dice: io mi sono stancato di lavorare per creare un prodotto che tra un mese è superato da un altro prodotto identico, ma perché c'è bisogno di venderlo, io voglio fare abiti che siano di altissima qualità, che durino e che una donna può tenere nell'armadio e rimettersi anche tra 10 anni, insomma, un po' lo stile di Cucinelli, tanto per intenderci, no? Un po' lo stile di Antonio Marco, quegli abiti che sono eterni e che ti durano per sempre e non una cosa che, su cui spendi magari delle cifre importanti e tra una stagione non ti rimetterai mai più. Sì, anche perché qua mi permetto di uscire un attimo dalla traccia. Io però moda, ragazzi. No, nel senso, io una piccola, esco un attimo dalla traccia per dire questo, nel senso che Francesco prima ha fatto un'osservazione molto interessante parlando, secondo me, poi anche un attestato di stima di come i travel blogger si stanno riqualificando, trasmettendoci sempre di più l'esperienza. E nel sul mondo della moda si sono sviluppati a livello di influencer della moda, Francesco, io non ne seguo tanti, invece ne seguo un po', c'è stato questa cosa, cioè chi si è riconvertito a fare le torte a casa ormai è diventato un food influencer, c'è un'altra tipologia che, ignorando tutto quello che c'è intorno al fast fashion, fa ordini su diversi negozi, per poi ammettendo di rimandarli indietro in questa fase in cui magari sarebbe carino evitare di fare resi inutili solo per fare dei book fotografici su Instagram, e poi c'è il signore della moda Armani che dice: bello tutto, ma rimettiamoci un attimo con la testa a posto, perché forse siamo stati un po' inglobati da tutto questo comprare e consumare, quando la moda non è consumo, la moda è acquisire valore attraverso un abito che ci dura nel tempo. Quindi io vi do un attimo, nel senso, queste tre prospettive, nel senso, mentre il travel blogging, che era il settore più colpito, è stato molto smart nella riconversione, il settore fashion, chi è diventato food, chi fa gli ordini e poi non si vergogna di dire che lì rimanda indietro perché voleva un po' raccontarci le nuove collezioni, e chi invece, come Armani, ci racconta tutto un altro mondo di moda possibile. E qua c'è un'altra domanda per te, Francesco, sempre, non so se per me o per te, di Patrizia, che dice: quali valori dovrebbe comunicare, scusate, quali valori ora deve comunicare la moda e come? Allora, vai tu qua, se vuoi vado io, facciamo, vai, nel senso, so che la moda è nel tuo cuore. Cioè, qua stiamo dicendo che i social stanno giocando comunque un ruolo fondamentale, quindi stiamo già parlando di scenari futuri, insomma, non lo so, non ho la sfera di cristallo, comunque sicuramente il Covid, il coronavirus,
ha fatto sì probabilmente che le persone un po' si stiano adattando a questa situazione, modificando il proprio comportamento e prendendo anche decisioni diverse dal solito sul loro futuro, sulla loro vita, quindi fuori da ambiti e schemi prevedibili, e questo può mandare nel pallone un brand, perché se la sua fan base, se il customer, se il cliente si comincia a comportare in una maniera diversa, possono nascere anche dei problemi a livello commerciale. Quindi io credo che in questo nuovo scenario i consumatori comincino a prestare molta più attenzione ai brand che abbiano voglia e abbiano intenzione e comunichino la loro volontà di impegnarsi nel modo giusto, e che comincino a parlare più di valori che di consumo. Quindi torniamo al discorso che ho detto prima, cioè io non voglio più sentir parlare del brand. Il brand non è l'eroe di questa storia, l'eroe di tutta la storia è il cliente, e per cui bisogna parlare delle persone, bisogna parlare con le persone, e bisogna avere un approccio totalmente orizzontale, specie sui social network. Poi qui stiamo passando da Instagram alla sociologia, che non è il mio campo, ma è una cosa completamente differente, insomma. Però ti dico, io, Francesco, sono molto della tua linea di pensiero e mi permetto soltanto di aggiungere, ma perché piccole esperienze, ma le ho avute anch'io, diciamo, di qualche anno sul settore moda, e quello che vi posso dire a comunicazione del mondo della moda è distinguiamola dal lusso, dal fast fashion. Il fast fashion è stato sempre, diciamo, accompagnato da diverse tipologie di polemiche che insomma ci hanno sempre colpito in qualche modo. E la tipologia di polemica sulla tematica della produzione c'è sempre stata, in questi anni è molto più sensibile. Qui c'è da farsi una domanda, nel senso, il cliente mi sta chiedendo di non comprare o di non, cioè mi sta chiedendo di non produrre o di produrre meglio, perché forse il tema è il secondo. Allora, se mi stanno chiedendo di produrre meglio, forse è qualcosa su cui posso andare a lavorare. Poi d'accordo che insomma è tutto fantastico, tutto romantico, e sicuramente riusciremo, non ci crede nessuno, ne usciremo tutti più bravi. Però c'è un tema, nel senso, i social sono un po' lo specchio di, cioè non sono i brand a fare social, siamo noi persone, il nostro modo di consumare a fare social, perché se facciamo un certo tipo, se un brand fa un certo tipo di comunicazione e poi tutti nei fatti comprano e scelgono altro, e il brand farà quello che il mercato chiede a un certo punto, tranne che sia un grandissimo brand. Quindi il tema è, non è come i brand devono andare a comunicare, ma è come noi siamo pronti ad accogliere una comunicazione diversa, che non sia più di essere all'ultima moda a meno euro, ma essere, diciamo, al passo con una giusta responsabilità. E mi permetto soltanto di dire questo, poi nel senso, ai posteri larga sentenza. Ai posteri larga sentenza. Qua Francesco ti ringraziano per le tue risposte, io mano a mano le sto, diciamo, proiettando. Cioè, qui ce n'è un'altra, Giulia chiede se nel lusso può essere utilizzata la chiave dell'ironia. E tu cosa ne pensi? Perché sono sempre un po' contraria all'ironia, ma perché forse è un caratteraccio. Nel senso... Io? No, io ho un caratteraccio, tu però, Francesco, cosa ne pensi? Io la vedo nella maniera opposta alla tua. A me è tutto quello che fa ridere, io metterei in chiave ironica qualsiasi cosa, insomma, ma qui è questione, cioè, questa risposta, Giulia, la lasciamo ai direttori creativi delle varie mesone, perché non mi sento in grado di rispondere a questa domanda. Se io fossi il direttore creativo di una maison, probabilmente cercherei di usare anche l'ironia, assolutamente. Mi risulta che il direttore creativo di Gucci sia una persona estremamente ironica ed estremamente poliedrica e divertente. Un gran progetto editoriale in questi giorni sull'ultimo numero di Vogue Italia, non so se l'avete letto, quello con la copertina completamente bianca, Far Away From Home, che racconta le storie di un sacco di persone, tra cui i vari direttori creativi delle varie maison, che si raccontano da casa. Vi consiglio di leggerla, perché per chi ama la moda è frutto di moltissimi spunti.
Io ricordo di Gucci una delle cose che avevo seguito, una delle poche cose ironiche che mi sono piaciute, poi per il resto ho un carattere un po' cupo, è stato quando Gucci ha rifatto per, diciamo, una linea un po' più giovane tutti diciamo, la linea di memetica più famosa dei primi anni, diciamo, del primo, diciamo, internet 2007-2010, con i capi di quella collezione. Ma non lo so, io ero troppo piccolo. Però, dico, io so... Amico, è una delle poche cose che ho apprezzato perché, diciamo, è riuscita a interpretare i meme dal 2007-2008 fino a, è arrivata fino al 2010 con dei capi di lusso, e lì è stata veramente, non capito subitissimo, fu anche uno degli esperimenti a livello di ironia più interessanti fatti da brand di questo brand, tipo. Sì. Esatto. Qua ancora... Perfetto, abbiamo ancora interventi. Io fra sono 18 e 42 ti andrei un po', diciamo, un po' con la chiusura, delle ultime considerazioni. E io ti faccio un po' una domanda, diciamo, più a bruciapelo, diciamo, su questo tema. Diciamo, si parla spesso in maniera un po' generalista di i social, e si fa sempre riferimento al calderone Instagram e Facebook insieme, invece anche poi parlandone noi abbiamo visto che, nel senso, non c'è attitudine peggiore, perché Instagram sta giocando un certo tipo di ruolo nella comunicazione, probabilmente lo sta giocando un ruolo fondamentale più di Facebook, anche perché Facebook si porta dietro tutta la tematica delle fake news, della polemica, e Instagram in questo momento con le stories, cioè è veramente la cosa che sta mantenendo le persone unite. Tu pensi che il fenomeno delle stories potrà avere altri tipi di evoluzione? Cioè, che scenario vedi per la comunicazione via stories, ora come ora o post pandemia? Ma io credo che le stories di Instagram, che sembrano una cosa recente, ma in realtà le abbiamo dal 1 agosto del 2016, cioè siamo già al quarto anno di stories di Instagram. Sembra passata un'era geologica da quando sono uscite le stories di Instagram, alle quali io non credevo proprio quando uscirono le schifai brutalmente, detta proprio, e invece funzionano. Funzionano alla grande, fatto sta che oggi, fatti 100 i contenuti caricati sulla piattaforma Instagram, 55 sono stories, quindi hanno già superato il feed. Non so se voi l'avete letto, una cosa di circa 3 mesi fa, un sondaggio del Corriere della Sera in una fascia di età che andava dai 15 ai 30 anni, queste persone, i giovani, dichiarano che Instagram guardano solo le stories, non guardano più il feed. E le stories ti danno una grandissima visibilità perché sono informali, sono veloci, soprattutto per i brand non consentono il contraddittorio, perché tu a una story puoi replicare come messaggio privato, ma non è pubblico, no? Quindi l'hater di turno non ti viene a rompere le scatole, siamo in diretta. Siamo in diretta, non ti viene a rompere le scatole sulle stories, no? Sono molto veloci e soprattutto sono informali, cioè sulle stories puoi raccontare qualcosa che nel tuo canale istituzionale non racconteresti, specie se hai un progetto, specie se hai un... o devi far... Sulle stories puoi pubblicare qualsiasi cosa, tanto dopo 24 ore scompare. E soprattutto sulle stories, a differenza che sul feed, hai una marea di strumenti di engagement che non hai a disposizione invece nello stream normale, no? Perché c'hai i quiz, c'hai le domande, c'hai i sondaggi, c'hai gli adesivi, c'hai le gif, i giochini, ci puoi giocare. È faticosissimo fare delle stories, ci vuole un sacco di tempo a fare delle stories. Però attraverso e poi le stories oltretutto ti danno anche più visibilità, no? Voi sapete quante stories al massimo si possono fare al giorno? Nella vita normale o nella vita di Chiara Ferragni? No, nella vita, ma in tutte le vite, perché poi è quello, in tutte le vite, quante stories puoi fare al massimo in un giorno? 100. Non lo so, veramente, 100. Così tante? 100, sì, 100. Tu pensa che ogni volta che fai pubblico un'immagine, fai un piccolo video, il tuo pallino torna là in cima, no? Sopra nello stream di Instagram, per cui sei. E lo so che è una cosa da TSO, però ti giuro che se lo so è perché qualcuno di cui non faccio nome c'è arrivato. E,
Quindi assolutamente le stories per stare in connessioni sono importantissime, soprattutto le stories sport hanno strumenti di engagement. Se fai delle storie interessanti, la gente viene a vederle le tue storie, perché ogni volta che torni su, ha pubblicato un nuovo pezzettino, vediamo cosa gli sta succedendo. E le aziende possono sfruttare questa cosa perché, oltre degli strumenti di engagement, ti offrono degli strumenti di conversione, perché il famoso swipe up o altrimenti il tag shopping, che è possibile anche sulle stories, sì, ti aiuta. Patrizia, certo. La differenza tra stories e IGTV è pazzesca, cioè, sono due cose completamente diverse. Le stories sono una serie di spezzoni, un racconto spezzato in tanti frame da 15 secondi, no? Cioè una foto la visualizzi per 15 secondi, un video può durare massimo 15 secondi. IGTV invece è una sorta di YouTube di Instagram, dove puoi pubblicare dei video in formato anche orizzontale oltre che verticale, e che hanno un limite massimo di un'ora. Quindi la IGTV, hai accesso all'IGTV per filmati che partono dai 59 secondi e arrivano fino ai 59 minuti, quindi sono due cose molto, molto differenti. Esatto, come funziona? Sì. No, assolutamente no. Allora, ti fanno un'altra domanda di Elena, così poi io arrivo con la domanda finale, che è questa. Scusatemi, l'ho tolto. Ella chiede se, Elena fa l'esempio della pubblicità di Bauli, che ha fatto lo spot per Pasqua. Cosa ne pensi tu da nostra fonte di sapere? Io penso che la user generated content e la employee generated content, perché molti pensano che siano scarpe d'elettrocardiogramma, queste due sigle. Ok, hai fatto bene, giusto. Io penso che per i brand siano fondamentali, perché quando qualcuno parla di un prodotto, parla di un servizio, adesso lasciamo da perdere Bauli, dove le stories erano ovviamente commissionate, quindi non era user generated content, ma era influencer marketing fatto con non-influencer, con quelli che nel settore si chiamano i consumatori, quelli piccoli. Il consumatore è meraviglioso. Come dici? Il consumatore è un termine che mi ha sempre fatto... Però lui sì, quando tu trovi qualcuno che produce un contenuto e che parla di te... E lo fa senza che questo contenuto sia commissionato, e lo fa quindi di sua spontanea volontà, va benissimo, perché sono i tuoi brand ambassador più importanti dell'azienda, sono quelli che si sente che il loro messaggio è assolutamente originale ed autentico, no? Quindi la user generated content è qualcosa che va assolutamente, non dico sfruttata perché è un brutto termine, ma va tenuta in considerazione, anche perché, pensateci bene, usare la user generated content vuol dire avere una casella piena nel calendario editoriale, vuol dire che è un contenuto che non devi produrre tu, ma che qualcun altro sta producendo per te, come dici, perché ridi? Perché è bellissimo. Qualcun altro lo sta producendo per te e lo fa anche volentieri perché gli piace il tuo prodotto. Ma cosa vuoi di più? Ma ragazzi, ma usiamola questa cosa. E la ECG, quindi i contenuti generati dai dipendenti, ancora di più, perché se io sono talmente fiero dell'azienda per la quale lavoro che faccio una foto dicendo io sono contento di aver fatto questo prodotto, di aver realizzato questo prodotto, di contribuire al funzionamento di questo servizio, sono sicuramente il più influente e il più credibile tra gli ambassador del mio brand. Scusate, non volevo interrompermi. No, però bello, ma anche perché hai detto una cosa che spesso viene trascurata: c'è chi sta facendo il lavoro di creator per te. Per me è una cosa stupenda, cioè te lo dico proprio. Eh sì. Proprio forse perché sono pigra, ma scherzo. Ma infatti vanno coinvolte e premiate queste persone. Infatti il tema è questo, cioè nel senso che lo fanno, ma andrebbero anche premiate. Quello mi avrei di che history, ma vi terrei qua fino a ora di cena. Dai, andiamo avanti. Sì, assolutamente. Niente, penso che io vado un po' in chiusura facendoti, diciamo, due domande, diciamo, chiedendo però di chiudere con la cosa positiva, nel senso, se ci puoi dire una cosa brutta ora e dopo, una cosa bella perché vogliamo chiudere in bellezza, una cosa brutta che non avresti mai voluto vedere su Instagram e una cosa invece bella che hai fatto o hai visto su Instagram. Ma forse la cosa più brutta che ho visto su Instagram nell'ultimo mese è la Pill of Challenge. Ok. Hai ragione. Lo trovo che sia il festival del trash, quella roba lì. Ho visto chi l'ha fatto sul cane, io mi chiedo perché.
No, vabbè, quelli andrebbe chiuso l'account a quella gente lì. E questa è una cosa brutta, ma vabbè, la lasciamo lì, è una cosa da ragazzini e va bene. La cosa brutta è che ho visto è fare lead generation travestita da beneficenza. Aia, ok, questa è tosta, eh? Questa mi è piaciuta molto poco, quindi tutta questa esondazione di regali, di download, di cose, in cambio però di mail, in cambio di... quindi è cominciare a costruire le barricate per il dopo, no? Per un dopo che verrà, e quindi a trovarmi pronto su una base di persone che magari hanno bisogno, quindi in realtà non ti sto regalando niente. Questo mi è piaciuto pochissimo. Poi altre cose va bene, ma ci sono state delle piccole cose, mi viene in mente, cioè, alcuni influencer che pur trovandosi in un momento critico continuano serenamente a fare advertising. Se fai così poi rischi di essere percepito come inopportuno, insomma. A me viene in mente che l'ho letto da qualche parte, che è un buon ragazzo, Filippo Magnini, no? Che ha fatto pubblicità degli integratori o non so che cosa, ed è stato lapidato perché ha detto: guarda, te se in questo momento devi stare a fare, dopo questo post è stato rimosso, ma comunque c'è qualcuno che sta continuamente, serenamente, continuando a fare di lì. Cristiano, io la PEF Challenge non so cosa sia, adesso ragazzi, vado a vedere. Ragazzi, esatto. La sto guardando anche io perché mi manca. Cioè, andiamo a vedere appena chiudo il collegamento, vado a vedere. È una canzone che non aprirò in questo momento, ma mi sa che deve essere qualcosa che ci dobbiamo andare a vedere. Siamo stati troppo poco a questo trend. Allora, solo una cosa, Andrea, cosa dice? Allora, sulla PEP Challenge andiamo dopo a vedere, ma è difficile che sia peggiore di della challenge col cuscino. Sì, credo anche io. Andrea, sì, hai ragione. Sì, allora, ho visto aziende che hanno regalato mascherine per farci post sponsorizzati. È evitabile. No, e qui vengo alla risposta all'ultima domanda, Valentina. Io ho fatto cose con Instagram o con gente che usa Instagram, però non te le dico, perché se cerchi di renderti utile non lo fai per un tornaconto e quindi non ne parli. Giusto, ok. Io la vedo in questa maniera. Non ho fatto nuovi progetti, non ho studiato nuovi piani editoriali. Io sono tornato all'Instagram, quindi all'instant Telegram, nel senso che se guardate il mio profilo Instagram, io sono in montagna fortunatamente, quindi una prigione, ma una prigione dorata, e non sto pubblicando foto d'archivio, ma sto pubblicando quello che ho intorno a casa, scrivendo tutti i giorni a quanti metri sono da casa per stare quindi a 190 metri da casa, a 270 metri da casa, a 600 metri da casa. Fortunatamente sono in Veneto, non abbiamo il limite dei 200 metri, ma sono un limite di prossimità, però vado avanti in questo senso. Ok, e io quindi, Francesco, chiudo con questa domanda che mi è stata fatta nei giorni scorsi da riportarti da una tua follower di Kitchen Suspension, che mi fa questa domanda. La domanda è questa: ma perché Conte non fa le dirette su Instagram? E io ho detto: guarda, non so se Francesco è di questa fattura, però insomma mi è stato chiesto di riportartelo, Giorgia ci sta seguendo, gliel'ho chiesto. Se io fossi Conte non farei mai una diretta su Instagram, scusa, per quale motivo dovrei poter raggiungere soltanto 19 milioni di persone, perché quella è la platea di Instagram italiana, compresi tra i 13 e i 35 anni, che probabilmente di me gliene frega anche molto poco, quando ho a disposizione un media estremamente più potente come la televisione. Non mi serve Instagram. Guarda, poi magari su Instagram mi si vede la ricrescita, mentre invece in televisione no, perché mi mettono il filtro. Guarda, sei stato perfetto, nel senso che intanto ci sono alcuni altri commenti ed esempi. Esatto, io una cosa che vorrei che emergesse, diciamo, da questa intervista con te, che poi insomma ho anche un po' insistito che ci tenevo, era perché tu sei molto concreto, nel senso, adesso a parte tutte le battute che si possono fare, abbiamo cercato di tenere un tono secondo me anche abbastanza leggero, anche se gli argomenti affrontati sono tosti, è di non andare a diciamo esaltare quello che è il mondo del social, pensando che il mondo del social sia il palliativo, la soluzione a tutto. Cioè, viviamo in un mondo reale, viviamo nella realtà, ci sono luoghi adatti a tutto, e non è che
non è necessario essere ovunque, non è necessario che anche le istituzioni siano ovunque nella stessa veste contemporaneamente. No, per fortuna, per fortuna. Esatto, cioè abbiamo visto, abbiamo, nel senso, purtroppo abbiamo assistito a un uso tanto strano dei social da parte anche, diciamo, della, di momenti politici. Io credo che Instagram in questo momento possa regalarci dei momenti di connessione. Io ve lo dico nel senso che una cosa apprezzabile fatta da alcuni clienti è stato quello di dire: non facciamo pubblicità, raccontiamo come stanno i nostri, facciamo raccontare ai nostri dipendenti come stanno vivendo queste giornate. Sì, ci sta tranquillamente, assolutamente, assolutamente sì. E io nel senso, Francesco, io su questo nel senso ti ringrazio tantissimo perché sei stato gentile. Mi fa piacere, quando volete, poi okay. Con te vale sempre volentieri. Grazie mille, noi ti ringraziamo tutti e nel senso una cosa sola, nel senso dopo vi, cioè, c'è una piccola introduzione al libro di Francesco che se volete poi sarà diciamo disponibile sulla landing appena viene ripristinata, anche perché diciamo comunque penso che Francesco l'abbia anche un po' conosciuto, chi frequenta Professional già lo conosce, chi frequenta Vicenza Station già lo conosce. Magari non fa le dirette con la piscina dietro, non fa il guru, però è molto concreto, fa un po' quello di cui abbiamo bisogno nel momento in cui andiamo sui social e non ci, diciamo, Francesco non fa false promesse. No, ci provo perlomeno, dai. Quindi Francesco, guarda, grazie mille, stanno arrivando 2000 ringraziamenti, io piano piano li sto... Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti. Grazie, vi ricordiamo che questa diretta rimarrà sempre gratuita, disponibile sulla pagina di Professional, sarà eliminata soltanto nel momento in cui i contenuti diventeranno troppo obsolete, ok? Se vi serve qualcosa, noi siamo sempre qui, Pierre è rimasto in cabina di regia, Giuseppe è rimasto in cabina di regia, grazie mille veramente a tutti, cioè voi vedete qua noi, ma ci sono tantissime altre persone. E vi ringraziamo veramente tanto, insomma Pier ci ha fatto segno che è lì, ok, e allora grazie a tutti per il tempo e per la pazienza e ci vediamo qui. Ah, eccoti Pier, perfetto. Ecco, dobbiamo solo annunciare il prossimo ospite del prossimo webinar che sarà Giulio Xaet, e quindi mercoledì prossimo il nuovo appuntamento con un altro professional live webinar insieme a Giulio Xaet per parlare di digital skills e di tutto ciò che serve per lavorare al meglio con gli algoritmi. Okay, grazie bello. Di nuovo Valentina e Francesco. E grazie a voi, buona serata e buona festa della liberazione. Bravo, Fra, giustissimo. È vero. Domani bandiere italiane su tutto Instagram. Sui nuovi balconi. Grazie, Fra. Tremo, va bene. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Ciao.